Vendeva droga per divertimento. E questo quello che un pusher 23enne ha raccontato ai carabinieri di Castiglione Torinese mentre lo arrestavano. Il giovane, insieme ad altri due uomini di 26 e 35 anni, è finito in manette per produzione, detenzione e spaccio di marijuana. L'impegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è quello di sostenere lo sforzo e le decisioni di internazionalizzazione delle imprese. Nell'ambito del ciclo di incontri dedicato all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, Benedetto Della Vedova, sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri, spiega il ruolo delle istituzioni verso le aziende che si affacciano all'export. Come ogni anno, la Chiesa Cattolica Italiana inizia la sua campagna per la raccolta dell'8x1000. Tra i testimonial di quest'anno c'è la Scuola Cottolengo di Torino, che con le sue molteplici attività legate all'assistenza delle fasce deboli e dei disabili, testimonia come i contributi della Chiesa Cattolica abbiano un impatto fondamentale sui bisogni del territorio. Bentornati ad un nuovo appuntamento col Monitor, l'informazione regionale di GRP. La cronaca, in primo piano, vendeva droga per divertimento. È questo quello che un pusher 23enne ha raccontato ai carabinieri di Castiglione Torinese mentre lo arrestavano. Il giovane, insieme ad altri due uomini di 26 e 35 anni, è finito in manette per produzione, detenzione e spaccio di marijuana. I carabinieri della stazione di Castiglione Torinese hanno arrestato tre italiani responsabili a vario titolo di produzione, detenzione e spaccio di marijuana. Due dei tre soggetti sono cugini, rispettivamente di 26 e 35 anni, residenti a Sciolze e a Poerino, località del Torinese. La terza persona è un 23enne con un tenore di vita benestante e residente a Torino. Dalle indagini è emerso che i due cugini detenevano il monopolio dello spaccio di marijuana a Castiglione Torinese, a Gassino e in alcuni paesi limitrofi, sempre vicino a Torino. I loro clienti abituali erano soprattutto studenti, alcuni di questi spesso anche minorenni. Il pusher torinese si riforniva acquistando la droga biologica dai cugini cannabis. Interrogato dai carabinieri, ha ammesso che si occupava della vendita della droga e che lo faceva per puro divertimento. Secondo le investigazioni, i suoi clienti erano probabilmente i giovani della Torino Bene. Il lavoro dei militari ha anche portato all'esecuzione di tre perquisizioni, alla chiusura di una serra artigianale dedicata alla coltivazione della marijuana e al sequestro di quasi 2 kg di droga e oltre 20.000 euro in denaro contante. Oggi è stata giornata di lutto cittadino per la morte di Erika Pioletti, la 38enne coinvolta nella tragedia di Piazza San Carlo dello scorso 3 giugno durante la finale di Champions League. Il sindaco Chiara Appendino dichiara che i festeggiamenti di San Giovanni si svolgeranno in modo tradizionale e che l'evento sarà lo spartiacque tra ciò che è stato e ciò che sarà. E aggiunge, se è vero che non possiamo tornare indietro e cambiare il passato, è altrettanto vero che possiamo tutti iniziare ora a costruire un nuovo futuro. Inoltre, in occasione dell'accensione del tradizionale falò, a Torino si chiama Farò, del 23 giugno, il direttore del Salone del Libro, Nicola Lagioia, leggerà un brano in memoria della ragazza. Confermati anche i fuochi d'artificio a impatto limitato, cioè con un rumore massimo che non dovrà superare i 95 decibel. Da questa mattina sulle alture del Verbano sono in corso le ricerche da parte del soccorso alpino del corpo forestale di tre escursionisti che ieri sera non sono rientrati a casa. I tre stavano compiendo una traversata nella Val Grande, zona che per la sua conformazione non gode di copertura della rete telefonica. Una donna 54enne di Rocca Canavese, in prognosi riservata presso l'ospedale di Cirieda, ieri sera per una lite domestica con il figlio 21enne. Il ragazzo l'ha colpita all'addome con un coltello da cucina e grazie all'allarme dei vicini la donna è stata portata all'ospedale dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per chiudere un'emorragia al fegato. Il figlio, che soffre di depressione e pare abbia anche minacciato il padre, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.
È stata sgominata a Torino dalla Polizia Stradale, un'organizzazione criminale che da tempo commetteva furti di macchine operatrici e mezzi da cantiere in tutto il Piemonte e la Lombardia. Al termine di un'indagine durata circa 12 mesi, sono così stati eseguiti provvedimenti cautelari nei confronti di 6 persone, 3 delle quali in carcere e le altre 3 con obbligo di dimora. Sono invece in corso le indagini per il 7° componente dell'organizzazione, ancora latitante. In totale sono stati 22 i colpi che il gruppo, composto interamente da rumeni, ha messo a segno. Finora sono stati sequestrati 28 mezzi, tra cui 5 trattori, 17 macchine operatrici e 6 semirimorchi, aventi complessivamente un valore di circa 3 milioni di euro, alterati nei dati identificativi e pronti per essere esportati illegalmente nel Maghreb e nell'est europeo. Un'ultima notizia di cronaca: sono stati arrestati questa notte in via Paolo Veronese a Torino due rumeni rispettivamente di 20 e 47 anni. I due sono stati visti armeggiare vicino a una grondaia di una palazzina e all'arrivo della polizia hanno tentato di nascondersi dietro una siepe per poi fuggire, ma gli agenti sono riusciti a bloccarli e ad arrestarli per tentato furto aggravato in concorso. Voltiamo pagina. L'impegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è quello di sostenere lo sforzo e le decisioni di internazionalizzazione delle imprese. Nell'ambito del ciclo di incontri dedicato all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, Benedetto Della Vedova, sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri, spiega il ruolo delle istituzioni verso le aziende che si affacciano all'export. Nell'ambito della tappa torinese del roadshow dedicato all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, l'impegno del Ministero degli Affari Esteri per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese in Piemonte e a Torino. Ma l'impegno del Ministero è quello a fianco, e ci tengo a sottolineare questo, a fianco e in sinergia col Ministero dello Sviluppo Economico, del Commercio Internazionale, delle agenzie come l'Istituto per il Commercio Estero, quelle più finanziarie, SACE, SIMEST, assieme, tutti assieme, l'impegno di sostenere lo sforzo e le decisioni di internazionalizzazione delle imprese. In particolare in Piemonte, questo roadshow, cioè noi stiamo girando le province d'Italia cercando di spiegare perché secondo noi l'internazionalizzazione, che vuol dire export, investimenti, sia una grande occasione per le imprese e anche per spiegare che se le imprese decidono di internazionalizzarsi hanno a disposizione un pezzo di amministrazione pubblica, un pezzo di Stato che è e vuole sempre più essere a loro disposizione. Il Piemonte è una delle punte di lancia dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, che a sua volta l'export, la punta di lancia della crescita economica. Cominciamo a vedere dati positivi sulla crescita. È innegabile, il Fondo Monetario ha rivisto al rialzo le stime di PIL ben oltre l'1%, che insomma, cominciano ad essere dati positivi. Dobbiamo fare di più, naturalmente, ma cominciano ad essere dati positivi. Questo PIL è stato sostenuto, e questa crescita, dall'export. Piemonte contribuisce in modo decisivo al saldo attivo commerciale italiano. Non è un caso che questa sia la quarta volta che siamo in Piemonte. Questa esperienza dei roadshow partì in Piemonte, provincia di Biella, poi è stato fatto Cuneo, Novara e Torino. Dove esportare? Ovviamente dipende dal tipo di prodotti, dipende dalle esigenze delle aziende. La rete dei consolati e delle ambasciate è a disposizione delle aziende. In più noi stiamo lavorando per aprire nuovi canali, come il canale digitale. Il governo ha fatto un accordo molto importante con Alibaba, che è il gigante cinese delle vendite online, proprio per creare accessi più tutelati, perché è un mercato complicato quello online, accessi più tutelati alle imprese e ai prodotti italiani. In conclusione, i mercati, quali sono gli sbocchi? Beh, innanzitutto il mercato europeo, e noi lo vediamo nei numeri, no? Grosso modo metà dell'export va sul mercato dell'Unione Europea.
Sicuramente alcuni mercati maturi, ne cito due, Stati Uniti e Svizzera, i grandi mercati emergenti, Cina e India. In prospettiva, anche se mercato molto più complicato, il mercato africano. Passiamo alla politica. La proposta di Lucio Pizzi, sindaco di Domodossola, è ufficiale. Il primo cittadino vuole creare un regolamento che imponga ai migranti ospitati in zona il coprifuoco dalle ore 20 e che vieti loro di girare per le vie della città. Un'idea che non è stata accolta in modo favorevole da molti residenti che hanno organizzato per il 23 giugno una manifestazione pro accoglienza. L'assessore all'immigrazione della regione Piemonte, Monica Cerutti, sul tema aveva già preso posizione quando il sindaco Pizzi aveva lanciato la provocazione sui social network, sottolineando quanto ritenesse pericoloso il tono di quel messaggio. Richieste quelle del sindaco di Domodossola, che sottolinea una nota dell'ufficio dell'assessore Cerutti, equivalgono a una lesione dei diritti umani. Inoltre, se fosse emesso un regolamento come quello richiesto, verrebbe annullato il vero valore della convenzione con la quale 32 comuni del Verbania Cusio Ossola hanno dato delega al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Ossola per la gestione dell'accoglienza dei profughi, conclude la nota. L'economia. Banca d'Alba ottiene la nomination a banca digitale dell'anno ai Capital Finance International Banking Awards per la categoria Best Digital Bank Italy 2017. L'anno era già iniziato sull'onda dell'innovazione e del digitale con l'inserimento ad aprile di Banca d'Alba nella top 10 italiana per le performance sul web, addirittura al terzo posto per velocità di caricamento e usabilità del sito. Il direttore generale della banca, Riccardo Corino, dichiara: accogliamo con soddisfazione questi attestati perché confermano come Banca d'Alba sia riuscita negli ultimi anni a mantenere la relazione con i propri soci e clienti attraverso le sue 72 filiali, fornendo al contempo efficaci strumenti tecnologici per dialogare con la banca in qualunque momento e in qualunque posto. Il Ministero del Lavoro ha erogato a 16 regioni 86 milioni e 40 mila euro, pari al 95,6% delle risorse complessivamente stanziate per l'anno 2016 per la legge Dopo di noi. Alla Regione Piemonte sono state assegnate risorse pari a 6 milioni e 480 mila euro destinate a diversi interventi. Un 58% a interventi e servizi diretti alle persone, mentre il restante 42% agli interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative. Queste risorse saranno utilizzate nel triennio 2017-2019 a seguito di un bando di finanziamento che verrà approvato con apposita delibera della giunta regionale. Passiamo alla pagina legata alla società. Come ogni anno la Chiesa Cattolica Italiana inizia la sua campagna per la raccolta dell'8 per 1000. Tra i testimonial di quest'anno c'è la scuola Cottolengo di Torino, che con le sue molteplici attività legate all'assistenza delle fasce deboli e dei disabili testimonia come i contributi della Chiesa Cattolica abbiano un impatto fondamentale sui bisogni del territorio. Presentiamo quello che è lo spot per la campagna dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica e noi come Scuola Cottolengo siamo onorati di essere stati scelti tra tutte le tantissime iniziative che ci sono in Italia, tra quelle che appunto sono state scelte come, non dico le migliori perché sono tutte belle, però più di spicco, in quanto andiamo a toccare due argomenti di una tematica molto importante in questo periodo, che è il dopo di noi e l'accoglienza dei soggetti disabili più gravi. La Chiesa ci ha dato una grande mano, devo dire fino adesso l'unica, averci dato una mano vera e importante, e ci ha chiesto, come dire, di amplificare questo messaggio, di renderlo fruibile a tutti. Siamo stati felici attraverso anche questo spot che sta girando, devo dire, ovunque. Siamo contenti di metterci la faccia, perché è proprio così. Si parla tante volte male del mondo, magari dei vescovi, della Chiesa. In realtà, devo dire, a conti fatti, sono loro che ci danno la possibilità di sopravvivere.
Quali sono i contenuti di questo progetto, di questo video? I contenuti sostanzialmente sono due, sono appunto uno legato al dopo di noi, cioè a un'offerta lavorativa vera per i soggetti con disabilità che possono quindi andare al di là di quella che purtroppo è il tempo della vita dei loro familiari, quindi un lavoro che li accoglie, un lavoro vero sul quale loro lavorano veramente, questa è la chiave, ma che gli dà una possibilità di poter vivere in modo autonomo. E l'altra è l'altra parte della nostra vita, cioè il mondo della ricreazione, della gioia, dello sport, quindi l'attività sportiva, della Giuco, che è la società Giuseppe Cottolengo, che fa tra le pochissime in Italia giocare i ragazzi diversamente abili o disabili che dir si voglia con i normali. Ma la cosa importante è che facciamo i campionati normali, è presente qui anche il presidente della Federazione Italiana Rugby Piemonte, proprio perché noi facciamo i campionati normali, allora possiamo dimostrare che l'integrazione vera non solo è un bel pensiero, si può fare e lo stiamo facendo anche qui grazie ai fondi dell'8x1000. Un'occasione per la presentazione non solo della campagna mediatica ma anche dei valori evangelici e sociali del Sovvenir. Esattamente questo, è quasi il contrario potremmo dire, cioè il raccontare per una volta ciò che si fa non per esaltazione ma per far capire che tutti insieme, dandoci una mano con quelle che sono le tante campagne che esistono, si possono fare delle cose molto concrete ma che soprattutto hanno un impatto nella vita dei più bisognosi. Questa è la cosa più importante che personalmente mi sta più a cuore. Qual è il ruolo di Sovvenir in questo progetto? È far capire, far conoscere alle tantissimi fedeli, ma anche tutti i contribuenti italiani, qual è il risultato dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, quindi come vengono utilizzati i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica e perché è importante sostenere la Chiesa se si è fedeli o comunque se si ha fiducia in essa. Quali sono le prospettive? Realizzare una sempre maggiore trasparenza nell'uso dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa e per questo abbiamo realizzato già da qualche anno una mappa dell'Italia navigabile che mostra in maniera molto precisa con delle informazioni multimediali, quindi con video e foto, ovviamente anche numeri, come vengono utilizzati i fondi. In questa mappa ad oggi sono oltre 11.000 interventi, quindi 11.000 puntini che chiunque può trovare su una mappa sul sito 8x1000.it. Domani pomeriggio, martedì 20 giugno, a partire dalle ore 16 presso il Rettorato dell'Università di Torino, si svolgerà la cerimonia di accensione della Fiaccola del Sapere, 29esima Universiade Estiva Taipei 2017. Presenti all'evento tutte le massime autorità istituzionali del mondo accademico, del capoluogo piemontese, della delegazione di Taipei, della FISU e del CUSI. Nata a Torino nel 1959 da un'intuizione di Primo Nebbiolo, l'Universiade si svolge ogni due anni in un paese ospitante, unificando gli studenti atleti di tutto il mondo in un clima di amicizia e condivisione dei valori massimi dello sport. A Torino il passaggio della Fiaccola del Sapere, accompagnata da 8 atleti del progetto Agon CUS Torino, toccherà i principali luoghi rappresentativi della città universitaria, dal Rettorato di Via Verdi, il tour della Fiaccola passerà per Piazza Carignano, il Museo Egizio, i Murazzi del Po e raggiungerà la destinazione finale del Castello del Valentino. Da Torino la Fiaccola proseguirà il suo percorso verso Napoli, Bangkok in Thailandia e Daegu nella Corea del Sud, per poi raggiungere la destinazione finale di Taipei, dove dal 19 al 30 agosto avrà luogo l'Universiade Estiva 2017. Il sistema bibliotecario dell'area metropolitana di Torino si arricchisce di una nuova area di cooperazione territoriale denominata ACT Est, facente capo alla Biblioteca Civica Movimento di Chivasso. La Giunta regionale ha infatti deliberato oggi la costituzione di questa nuova area che prima faceva riferimento alla Biblioteca Civica Archimede di Settimo Torinese, un provvedimento che, come sottolinea Antonella Parigi, assessore regionale alla cultura, mira a valorizzare la Biblioteca Civica di Chivasso e il suo ruolo di centro di supporto per i comuni circostanti, nonché a dare maggiore autonomia al sistema bibliotecario dell'area del Chivassese. Questo nuovo assetto, aggiunge l'assessore Parigi, permette inoltre di riequilibrare la distribuzione dei comuni appartenenti all'area, precedentemente troppo distante dal polo di Settimo Torinese, per potersi sviluppare in modo adeguato.
La mattina del 18 giugno del 1944, Giuseppe Alemanno, vigile urbano di Torino, era in servizio in Corso Vittorio Emanuele II all'angolo con Via Sacchi. Venne colpito al capo da un proiettile di arma da fuoco, ma di cui non si è mai scoperta la provenienza. Morì il 26 giugno in seguito alle ferite riportate. Come ogni anno, la polizia municipale ha voluto rendergli omaggio. La deposizione di un omaggio floreale accanto alla lapide posta in Corso Vittorio Emanuele, angolo Via Sacchi, a Torino, in ricordo del vigile urbano Giuseppe Alemanno, martire della libertà. Sì, è un momento che ricorre ogni anno, il ricordo di un collega che durante il servizio proprio di fianco alla stazione di Torino Porta Nuova fu colpito da un proiettile. Non si sa bene da chi, perché le indagini poi non hanno portato a nulla. Era il 18 giugno 1944, era ieri come giornata, naturalmente la domenica, e l'abbiamo ricordato oggi che è lunedì con la deposizione di un mazzo di fiori con i colori della città, un modo per essere vicino a un caduto dei vigili urbani. Un altro caduto è il compianto Roberto Bussi, ma questa era una rapina andata male, recentissima, di pochi anni fa. Che ricordo ha lasciato Giuseppe Alemanno? Ma direi il ricordo di una persona che ha lavorato quindi al servizio della città, un agente di polizia municipale, allora chiamati vigili urbani, ma la sostanza è la stessa, e al servizio dei cittadini, quindi al servizio della propria città, e perderlo significa perdere un pezzettino piccolo della città. La lapide appunto in un luogo simbolico della vita di Giuseppe Alemanno che prestava servizio presso il municipio. Sì, era un agente di polizia municipale che poi effettuava anche i servizi esterni di controllo traffico e viabilità, e questo era uno dei punti ovviamente allora come adesso trafficati. E che ricordo ha lasciato nei colleghi, che ricordo ha lasciato per quello che è stato il suo lavoro? Ma sono proprio i colleghi più anziani che ricordano l'episodio, adesso insomma sono passati molti anni, però è stato proprio il desiderio di vedere ricordato un sacrificio, anche se ripeto non si è mai saputo. Neanche nell'altro fatto di sangue purtroppo si è mai trovato il colpevole, ma due vite si sono, come si dice, perse. Che rapporto aveva con il territorio Giuseppe Alemanno? Ma era un rapporto stretto, come lo era in particolare un tempo, quindi un contatto molto stretto con i cittadini e con la città. La cultura domani, martedì 20 giugno, si chiuderà il 32esimo Lovers Film Festival. La serata prenderà il via alle 20.30 presso il Cinema Massimo di Torino con l'esibizione dell'arpista torinese Cecilia, già presente in alcune precedenti edizioni del festival, alla quale seguirà il reading della poetessa Patrizia Cavalli, accompagnata dalla cantautrice Diana Tegliera. Subito dopo saranno assegnati tutti i premi messi in palio dal festival. La serata si concluderà poi con un concerto al magazzino sul Po a partire dalle 23.30. E fino al prossimo 13 luglio Torino e Coazze ospitano l'undicesima edizione del Festival Nazionale Luigi Pirandello. Quest'anno la rassegna coincide con una data importante, i 150 anni dalla nascita del drammaturgo siciliano, a cui è dedicata la kermesse diretta dal regista torinese Giulio Graglia. Giulio Graglia, direttore artistico del Festival Nazionale Luigi Pirandello, che cosa ci può raccontare per i nostri spettatori? Beh, tantissime novità, 150 anni è un bel compleanno, no? Compleanno lo festeggeremo il 28 di giugno col Fu Mattia Pascal qua al Gobetti, ma sempre al Gobetti ci sarà anche Enrico Loverso. Lo ricordate con Così ridevano, famoso film, no? Dei fine anni 90. Bene, ci sarà Enrico Loverso con Uno nessuno 100.000, e poi a Coazze il 13 luglio termineremo gli spettacoli a Coazze, in questo posto bellissimo, plein air, in questa villa che si chiama Villa Prever, con l'Accademia dei Folli, con La Morsa e Bel Cecè. Ma prima cosa succederà? Partiamo con il circolo dei lettori, poi il circolo della stampa, con una serie di incredibili, fantastiche iniziative. In particolare ve ne segnalo due. Il 20 con un'iniziativa sulle donne e Pirandello, curato da Sabrina Gonzatto, appunto. E poi il 22 sui diritti umani, dove tra l'altro ci sarà questa compagnia di soli giovani musulmani, africani e asiatici, che si cimenteranno nel sei personaggi in cerca d'autore. Di un luogo, chi lo sa, hanno riscritto il testo di Pirandello. E c'è anche un progetto molto importante portato avanti con il Teatro Stabile di Torino e la RAI. Una mostra virtuale
adesso lo potete vedere, 150 anni pirandellopiemonte.it, trovate sostanzialmente tutto quello che volete sapere su Pirandello e il Piemonte, testi, fotografie, filmati, una cosa straordinaria, e se volete su Instagram potete postare anche la vostra foto, figuratevi. Oltre a Enrico Loverso avremo altri importanti attori del nostro territorio, ne vuole nominare qualcuno? Sì, Giovanni Mongiano nel film Mattia Pascal, è diventato famosissimo perché qualche tempo fa ha recitato a Teatro Vuoto, ha girato il mondo questa notizia, è diventato un personaggio ancora più famoso di quello che era. Benissimo, con Giovanni ci sarà il film Mattia Pascal il 27, appunto per il compleanno di Pirandello il 28, tanto per citarne uno dei tanti. E invece Accademia dei Folli lo sarà a Coazze, che giorno? Accademia dei Folli, 13 luglio a Coazze, ore 20:45, Villa Prever in plein air. Una cosa importante anche con i giornalisti. Sì, con i giornalisti parleremo della critica letteraria, critica teatrale e stampa. E anche Pirandello come critico, come giornalista. Questo è il 15 al Circolo della Stampa a Palazzo Maineri e ci sarà una serie di personaggi straordinari in qualche modo coordinati da Bruno 40. Bruno 40, ma non dimentichiamo anche Luciano Borghesan, che è un amico del festival. Luciano Borghesan è un amico del festival, del padrone di casa, e quindi ci sarà anche Luciano Borghesan, Roberto Bardolini e Giovanni Tesio, che per noi è sempre un affezionados perché tutte le iniziative tutti gli anni c'è. Lo sport, il CUS Torino si aggiudica la 71esima edizione dei campionati nazionali universitari, terminata ieri a Catania. Con 35 medaglie, il CUS Torino è infatti al primo posto nel medagliere generale davanti a CUS Milano, Roma, Napoli e Bari. Un ottimo risultato per lo sport universitario piemontese. 15 medaglie d'oro, 11 d'argento e 9 di bronzo. Un bottino notevole per gli oltre 80 atleti che dal 9 al 18 giugno hanno gareggiato vestendo i colori cussini. Un ringraziamento particolare da parte di Riccardo Delicio, presidente CUS Torino, e tutto lo staff, alla società, ai dirigenti, agli allenatori che hanno permesso ai propri atleti di poter vivere questa importante manifestazione tricolore. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, buon proseguimento con GRP. Vendeva droga per divertimento, e questo quello che un pusher 23enne ha raccontato ai carabinieri di Castiglione Torinese mentre lo arrestavano. Il giovane, insieme ad altri due uomini di 26 e 35 anni, è finito in manette per produzione, detenzione e spaccio di marijuana. L'impegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è quello di sostenere lo sforzo e le decisioni di internazionalizzazione delle imprese. Nell'ambito del ciclo di incontri dedicato all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, Benedetto Della Vedova, sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri, spiega il ruolo delle istituzioni verso le aziende che si affacciano all'export. Come ogni anno, la Chiesa Cattolica Italiana inizia la sua campagna per la raccolta dell'8 per 1000. Tra i testimonial di quest'anno c'è la Scuola Cottolengo di Torino, che con le sue molteplici attività legate all'assistenza delle fasce deboli e dei disabili, testimonia come i contributi della Chiesa Cattolica abbiano un impatto fondamentale sui bisogni del territorio.